Scusatemi un attimo. Allora, purtroppo prima per mancanza di microfono non sono riuscito a parlare prima. Perfetto. Io vi volevo presentare gli altri due consiglieri che abbiamo nel Consiglio Comunale. Maria De Feo. E Giuseppe Rago. Giusto per precisare, l'abbiamo detto, ridetto, lo confermiamo oggi, qui, in questo momento. Per noi il Consiglio Comunale è composto da 10 persone. Le scelte le faremo insieme. Allora, mi sembra veramente... Scusatemi se mi sono preparato qualcosa, ma veramente non sapevo... Pensavo che la confusione potesse assalire, e allora ho pensato di organizzare un po' con le idee. Allora, mi sembra veramente un sogno. Sono un anonimo vice sindaco che non ha lasciato traccia del suo percorso e oggi ha l'onore di diventare sindaco di questo paese. Ma io sono abituato a guardare avanti. Adesso che la gioia sta diventando consapevolezza, si sono fatti più nitidi i contorni del consenso che ci avete dato. E la parola che rende appieno la nostra riconoscenza è semplicemente grazie, grazie a tutti. Però permettetemi un attimo. I sindaci possono fare poche persone a questo paese. Grazie. Un grazie fortissimo. Non siamo in grado di scegliere le persone giuste. Grazie. Un grazie sentito, datemi un attimo, un grazie sentito va ai miei genitori che mi hanno insegnato il rispetto. Mi hanno insegnato il rispetto per gli altri e l'umiltà del lavoro senza ostentazioni. Grazie a tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto, confortato, supportato e sopportato. Grazie ancora all'ingegner Famiglietti e a tutta la sua famiglia. Che mi ha dato la possibilità di avere questo onore e mi ha aperto le porte della sua casa per questa intensa campagna elettorale. Grazie alla meravigliosa squadra che ho l'onore di guidare per l'immenso lavoro svolto, coronato con questa grandissima soddisfazione. Un grazie infinito di riconoscenza, affetto e stima a chi non è stato eletto nella nostra compagine, però come dicevo prima fa parte di noi. Insieme a loro lavoreremo per le scelte del nostro paese, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi per averci sostenuto con sacrificio e costanza, per aver avuto fiducia in noi, per averci dato il vostro voto. Insieme abbiamo sfatato anche la tradizione dei 10 anni, si diceva che dopo 10 anni doveva finire tutto. Il nostro simbolo, che è quello dell'unione del paese, è ancora forte e la forza ce l'avete dato voi. È la terza volta consecutiva che vinciamo e speriamo di mantenerlo ancora per lungo. Noi risponderemo con l'impegno per attuare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, soprattutto di convogliare i nostri sforzi su delle direttrici fondamentali per il nostro paese e per il territorio tutto, per la vita sociale, le tematiche delle famiglie e dei giovani. Noi siamo già al lavoro, in quanto gli impegni presi vanno onorati.
Saremo amministratori anche di quei cittadini che non hanno condiviso il nostro programma e hanno eletto a loro rappresentanza nel Consiglio Comunale esponenti che svolgeranno il loro compito di opposizione. A loro rivolgo il mio saluto e l'augurio che il cammino del nuovo Consiglio Comunale sia all'impronta della nostra comunità con critiche costruttive. Ma se mi ricciamo sanno presentato loro, fatto un punto di ancora. Ma noi signore! La qualità totale dello stare e vivere in questo paese è un nostro obiettivo. Per realizzarlo è necessario che ognuno di noi esprima il meglio di se stesso secondo le proprie capacità. Come cittadini siamo tutti parte attiva, protagonisti delle scelte che riguardano il paese, forte del senso di appartenenza di tutti coloro che ci vivono. Questo senso di appartenenza e la qualità dei rapporti tra le persone dovranno essere il presupposto per una forte socialità, capace di garantire i diritti, rispondere ai bisogni, creare le condizioni per lo sviluppo e affrontare i disagi e le difficoltà dei più svantaggiati. A voi, cari concittadini, voglio rivolgere un ultimo appello. Stiamo insieme come se siamo stati in questo periodo, instancabili, protagonisti della dialettica, e vi chiediamo di non far mancare mai il vostro apporto costruttivo e le vostre critiche rigorose. Auguro a tutti noi un percorso fattivo e sereno e un buon lavoro al nuovo Consiglio Comunale e un augurio fortissimo per il nostro Paese, che migliori sempre la sua condizione e ci vede sempre più in alto. Grazie, buonasera. Scusatemi, allora, siccome ci dobbiamo organizzare, organizziamoci un po' con le macchine e andiamo un po' ai piani a salutare i nostri amici dei piani. Ok? Allora, un attimo solo da parlare. Allora, buonasera a tutti, grazie, sono arrivati anche i fuochi, è festa grande per Castelvere Mira! Bello, bello, bello! Come dicevo, è festa grande per Castel Baronia. È una nuova stagione, inizia un'altra stagione, continua, perché Castel Baronia ha bisogno di una guida sicura. E vi garantisco che è felice, è un padre di famiglia, è un uomo che può portare avanti e merita di portare avanti il nostro paese. Ma consentitemi un attimo di ringraziare i vecchi consiglieri uno per uno. Federico Spagnoletti, Martone Gaetano, Gaetano Martone merita una statua di oro zecchino. Giuseppe Mazzeo, Paoletto Capobianco. Russo Paolo, scusami. Ebbene, saluto pure gli altri consiglieri che hanno collaborato lealmente, e mi riferisco a Corrado Pecorari, il quale in questi 5 anni è stato molto leale e sincero, e lo ringrazio per questo. Ringrazio pure qualcuno che se n'è andato, ha fatto bene, ci ha fatto vincere meglio. Grazie, grazie a tutti voi.